non ho dubbi che questo modo di fare con 7 milioni di like sia un modo di fare infame. Perché se c'è da fare un dibattito, noi siamo pronti. Anche Di Maio, quando non si dimentica di avere altri appuntamenti. Se c'è da discutere nel merito, noi ci siamo. Se c'è da ragionare di come fare a cambiare delle leggi, a discutere, noi siamo qui. Siamo qui e non abbiamo paura di nessuno, perché dalla nostra parte abbiamo le idee e abbiamo qualche risultato. La strategia di inventare cose false per inquinare la democrazia in Italia ha superato il livello di guardia. Qualche mese fa è uscita una notizia postata da Beatrice Di Maio, nessuna parentela. Beatrice Di Maio, intercettazioni, guidi, ho le foto di Del Rio coi mafiosi. C'è Del Rio con Lotti, Del Rio con la Boschi, Del Rio con Renzi, casualmente quattro a caso. Allora che facciamo? Noi denunciamo Beatrice Di Maio e scopriamo che Beatrice Di Maio non esiste. Allora iniziamo a capire, ma chi è questa Beatrice Di Maio? Perché vediamo che Beatrice Di Maio ha migliaia di followers, tutti del mondo 5 Stelle. E che succede? Beatrice Di Maio, profilo Twitter che rilancia costantemente i contenuti 5 Stelle, in realtà è la moglie di Brunetta. Queste notizie, che sono tante e diverse, sono il frutto di un attacco complessivo che ci stanno facendo in queste ore, in questi giorni, in queste settimane. Ragazzi, noi facciamo paura, perché le persone libere fanno paura, ma non dovremmo fare l'errore che io ho fatto in questi mesi, quello di sottovalutare il clima di fango che hanno costruito per questa campagna elettorale. Alla logica delle fake news si risponde con un impegno personale, e noi siamo quelli, questo è il messaggio della buonanotte, che alla logica delle fake news rispondono con quel messaggio di un grande sacerdote che a Barbiana diceva I care, mi sta a cuore, mi interessa, il contrario del motto fascista me ne frego, si chiamava Don Lorenzo Milani. Informiamoci, approfondiamo, non lasciamo il futuro alle fake news.